Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio secondo video oggi. Nuovo video ovviamente sul calcio. Oggi pronostici della quinta giornata di Serie A, credo. Allora, pronostici della quinta giornata. Allora, come è andata la scorsa? La scorsa è andata molto bene perché abbiamo preso Cagliari-Udinese che è finita 0-0, ho detto 1-1. L'impronosticabile Frosinone Sassuolo che era finita 4-2 e avevo detto 2-1, vabbè. Però l'ho azzeccata, cioè è successo il doppio del risultato. Quindi un altro punto, 2 punti. Poi Roma-Empoli che è finita 7-0, io ho detto 2-1, 1 punto. Ed Hellas Verona-Bologna, che mi sembra avessero pareggiato, non è l'unica che non mi ero scritto perché non mi ricordo, ovviamente. Io ho un grandissimo youtuber di alta qualità, dovrebbero aver pareggiato perché non, oh, non prendo, sì, hanno pareggiato 0-0, avevo detto 1-1 tipo. Quindi andiamo con i pronostici con questa nostra schedina della quinta giornata di Serie A. E Salernitana Frosinone, secondo me finisce 2-3-1 Frosinone, spero con un gol di caso che l'ho messo anche. Lecce Genoa, secondo me finisce 3-2 Genoa. Una bella partita, 3-2 Genoa. Milan-Verona, allora, visto che ragazzi sono anche fatto un nuovo Spioli, secondo me non passiamo Genoa. Contro il Verona finirà 2-2. Oh, no, anzi, sì, non posso dire, finisce 1-1. Sassuolo-Juve, 3-1 Juve. Lazio-Monza, 2-0 Monza, sì, ciao, 2-0 Lazio. Empoli-Inter, l'Empoli arriva dalla devastazione di Roma. L'Inter, da non diciamo cosa, secondo me finirà 5-0 Inter. 5-0 Inter. Atalanta Cagliari. Atalanta Cagliari fece 2-0 Atalanta, Udinese Fiorentina 2-2, Bologna Napoli 3-2. Voglio fare questa pazzia, 3-2 Bologna, anche se non succederà mai. E Torino Roma 3-1, no, 3-2 Roma all'ultimo secondo. Niente. Noi ci vediamo domani con il suo video. Abbiamo 15 punti. Bella.